Per ben 56 anni, l'omicidio di un veterano della Seconda Guerra Mondiale avvenuto in Florida è rimasto avvolto dal mistero. Ma ora, l'assassino di Hiram Ross Graham, morto a 47 anni nell'aprile del 1968, ha finalmente un volto e un nome. È stato così risolto dagli investigatori di Indian River uno dei cold case più famosi degli Stati Uniti. E tutto grazie alla testimonianza di due persone che si sono fatte avanti dopo la morte dell'assassino. Ma facciamo un passo indietro. L'11 aprile del 1968 Hiram Ross Graham, veterano della Seconda Guerra Mondiale, era andato al lavoro, faceva il lattaio, ma a casa non tornò mai più. La polizia trovò il suo corpo e il camion che guidava per trasportare latte nei boschi della zona di Vero Beach. Gli avevano sparato più volte, come ricorda in un comunicato l'ufficio dello sceriffo della contea di Indian River. Dopo le indagini di rito, il caso venne archiviato, ma grazie alla determinazione e alla collaborazione dei testimoni sono emerse nuove piste. Thomas J. Williams, ora deceduto, aveva confessato l'omicidio di Graham, ha spiegato l'ufficio dello sceriffo in una nota. Negli anni successivi all'omicidio, fino all'aprile 1974, si svolsero 16 indagini separate nel tentativo di risolvere il caso. Nel 2006 è stato poi riaperto su richiesta di un familiare. Quell'anno circolavano voci secondo cui Williams avrebbe potuto essere coinvolto. Così ha scritto una lettera al direttore del giornale locale dicendo che era stato accusato dell'omicidio, ma ha negato di esserne a conoscenza, di non essere coinvolto. L'uomo è poi deceduto nel 2006. Negli ultimi due anni però è arrivata la svolta. L'ex moglie di Williams e un amico di sua sorella si sono fatti avanti dicendo agli investigatori quello che sapevano. Lo sceriffo Eric Flowers ha detto che i testimoni hanno dichiarato agli investigatori che Williams aveva precedentemente confessato loro di aver ucciso Graham. Queste persone hanno detto: non avremmo mai detto niente prima finché era vivo perché era una minaccia per noi e la nostra famiglia, ma il fatto che ora sia morto ha dato loro il coraggio di farsi avanti. Un testimone dell'epoca dei fatti disse agli investigatori di aver visto Graham parlare con due uomini che stavano camminando sul lato della strada. Poi tutti e tre salirono a bordo del furgone e scomparvero nel nulla. Ora gli investigatori sperano che chiunque sia a conoscenza del secondo uomo visto con la vittima prima che fosse ucciso possa contattarli e dare altre informazioni utili.